il gioco di Futurama! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il chiostro del tempio. Oggi invece siamo dentro il tempio. Novità, dissolvenza rapida, ingrigimento, Zap Brannigan, garanzia di qualità, ideale per il velour. Non so cos'è il velour, ma ingrigimento. Tempio interno, e c'è un tipo in T-pose. Chi osa entrare nel tempio sacro? Ma è Zap Brannigan. Dio sole, l'unica cosa che ho ottenuto adorandolo sono state delle macchie. Allora, questa sembra più una bestemmia. Perdonami, Lela. Takeshi's Castle, Takeshi's Castle. Allora, uno. Attenzione. Ok. Ma porca puttana, è tutto così scuro che non si vede un cazzo. Le pillole sanno di caramelle. Oh, le caramelle sanno di pillole. Perché devo farla sempre ogni volta sta battuta? È talmente scuro. Gli interni di sto gioco sono scurissimi. E pensate che io ho alzato la luminosità apposta per vederci qualcosa, Credetemi. Pensate che se io non l'avessi aumentata la luminosità, voi non vedreste letteralmente un gran cazzo di nulla, Oh no, ce n'è una lì che non ho preso. Porca miseria. Merda. Allora, con calma. Torniamo un attimo indietro. Aia. Eh no, questo ho sbagliato io. Allora, aspettiamo che si abbassa. Passa, perfetto. Ora, che cosa succede lì? Si aprirà la porta? Probabilmente sì, ovviamente. Allora, devo rifarmi il giro. Rieccomi qua. Allora, forse ce la faccio senza crepare. Aspetta. Ok, eccomi almeno qui. Prendiamo quest'oro, che mi sa che qua ci crepo. Lela, no, l'abbiamo già detto. Ok. Checkpoint. Quasi quasi crepo, almeno. Almeno mi ricarico la vita. No, vabbè, dai, non mi serve. Posso farcela benissimo. Se Lela non cade a caso. Ok. Dio mio. Vabbè, almeno ho preso il checkpoint, dai. È che non... Io pensavo ci fosse il vuoto lì. Mi sono lanciato, ho detto vado sicuro. Ok, con calma. Vediamo cosa c'è in ogni lato. Qua cosa abbiamo? Ah, un bottone. Ok. Con calma, Lela. Ok. Si è aperto qualcosa? Oppure si è spinto qualcosa? Allora, facciamolo passare. E eccomi di nuovo qua. Lì c'è solo della vita, però io devo passare. Ma è la lava che fa sto rumore o è... Non lo so, qualsiasi cosa possa essere che faccia un rumore di uno che mastica cracker. Secondo me è la lava. Non ci giurerei tantissimo in realtà. Non ne sarei sicuro al 100%. Ok, facciamo anche questo lato. Dobbiamo accendere le luci, quindi a sto punto, sai che ti dico? Passa. Andiamo e prima faccio quello in fondo e ora faccio anche quello davanti appena torno indietro. Uno. Ehi, di qua. Due e tre, perfetto. Abbassati, che vado per la sicurezza io. Uno, due, e adesso apriamo anche questo. Ecco fatto. Forse la lava che uscì, non lo so. Non lo so, sembra il rumore di uno che scartoccia, cioè che accartoccia tante cartine di plastica delle merendine.
Più che, non lo so, qualsiasi rumore esso sia. Allora, uno, non cadere l'ela. Eccoci qua, perfetto. Tu sei il tizio mago? O sei il tizio con la spada? Non so. Credo forse sia il mago, No, era il tizio con la spada, ok. Non mi fido di te. È mio, tutto mio. Sei corso via, perché sei corso via? Oh no. E dai, la morte. Vieni non qua. È così male. Si è chiusa la porta? Sì. Ne uscirà un altro? Probabile. Ok, aspetta. Qua se sbagli ti sparano. E questo è ovviamente chiaro. Vediamo, allora la T sta verso di là, quindi è un pezzo del Tetris. Ok, mostrami. Sopra. Ok. Allora, è facile. Sì, ho capito. Allora, è facile. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sei. No! Perché sei andata su quello sbagliato, stupida? Posso già attivarlo o devo aspettare? No, devo tornare lì. Ah! E questo. Perfetto, hai visto? Non era difficile l'ela. Checkpoint. Checkpoint. Lo sapevo. Però almeno altro checkpoint raggiunto. Ma non ci siamo mai visti, almeno credo. Perché dovrebbe scricchiolare vendetta? La vendetta è per chi... solo i capelli viola. Hai mi sarà di grande aiuto. Non credo. È un mordicchio schifoso. Almeno servisse qualcosa a trovarli. Almeno ti... non lo so. Facessero vedere qualcosa di segreto. Qualcosa. Invece niente. Trovare gli oggetti. O trovare i mordicchi in questo caso. Non serve... assolutamente a nulla. Ma proprio davanti alla faccia? Dov'è? Allora, aspetta. Scusami, Una trappola. Una trappola è tale nel momento in cui so cosa sta per succedere, no? Allora, resta aggrappata. Vai, 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 vai. Questa era cattiva, lo ammetto. Questa era una trappola cattivella. Ti prego, non dirmi che la lava sta salendo. No. Sei proprio un bastardo. Se la sono proprio spassata al massimo con sta stronzata della lava che sale, bastardi. Qua ho sbagliato io. Non dovevo saltare così. Ma che tra l'altro la lava si abbassa. Cioè è il coso che si abbassa o la lava che si alza? Mi sa che è il coso che si sta abbassando. Qua nel sole se la sono proprio sciallata con le trappole della lava, Ecco qua. Rifacciamolo stavolta senza fare gli sboroni del cazzo. Credo sia contemplato il fatto che tu salti per abbassare un po' il tuo tempo. O per salvarti la vita. Ecco qua. Attenzione, sbrigati. Beh, stavolta ci abbiamo messo solo due tentativi. Devo congratularmi con me stesso. Ok. E io devo... dovrei attivare... venite qua.
bene. Sei finita, io sono un osso duro. E quando mai? Proprio sul nervo del gomito. Ecco fatto. Uff. Benissimo. Allora, alla salute. La mia energia, qua c'è qualcosa. Beh, almeno abbiamo le cariche complete. Allora, vediamo. Centro. Questo è difficile. Ti dirò, me la sono già dimenticata. Usiamo un piccolo metodo, visto che questa sembrerebbe essere difficile. Allora, 5, 7, 2, 3, 4, 8, 3, 1, 9. Perfetto. Ok, proviamoci. Allora, 5, 7, poi 2, ecco qua. Dopo il 2 c'era il 6, il 6, santo cielo sta telecamera. Poi dopo il 6 il 4, dopo il 4 l'8, 8, 3, 1 e 9, perfetto. Oh, grazie blocco note, mi hai salvato la vita. Sta telecamera però è una merda. Quelle sono lame rotanti? Sembrerebbe proprio di sì. Che fanno rumore di elicottero. E perché mi hai mostrato un mordicchio? Oh. Bene. Aia. Ok. Eh sì, questa ha fatto male, Lela. Di qua. Di qua. Aia, dolore, aia. Qua ho sbagliato io perché questa telecamera è veramente una merda. Ok, dai. Forse ce la possiamo fare. Andando un filino più lenti. Wow, sono anche meglio degli steroidi. Andando un filino più lenti ce la dovrei fare. Ma che poi, ma scusami, ma fammelo vedere com'era prima, no? La videocamera che c'era prima era meglio. Che cazzo. Allora, questo. Poi questo. Merda. E mi manca l'ultimo. Ok. Si fermano? Sì. Sbrigati però. Mancano 9 secondi. Ecco qua. Che meraviglia. Non vedo. Che cazzo. Oh, il tempo era per il mordicchio. Wow. Allora potevo veramente farmela con più calma. Pazza bastarda, Lela. Ok, con la dovuta calma, per favore. Con un attimo anche di cervello, però. Allora, questo. Aspettiamo che passa. Uno e due. E niente, sono stupido. Ci sarà qualche medicina lì? Credo di averla vista. Sì, perfetto. Ehi, prendila però. Allora, uno, due. In carne, eh? Prendila. Ma stai zitto, scemo. Ok, checkpoint raggiunto. È tutto mio. Ma che pezzo di stronzo. Dio mio. Ma scusami, io pensavo fosse nero perché... Anzi, neanche non ho visto niente io. Questa è stata proprio un'infamata da schifosi. Questa è stata proprio un'infamia. Ok, con calma. Uno e due, eccomi qua. Passa Lela, perfetto. Passa ancora e Fiat Passat. Lela, abbiamo già discusso di questa cosa. No, no. Come direbbe il chip. Allora, di qua.
Grazie della medicina, ma stavolta ho vita piena. Qua, perfetto. Per fortuna che non ci sono le cose dondolanti adesso. Uno. Eh no, qua ho sbagliato io. Qua ho sbagliatissimo io, non dovevo prendere quei due danni lì. Però vabbè, per fortuna. Oh, benissimo. Aia, bastardo. Allora, le lame, il coso dondolante, niente più che stava qui. È mio, tutto mio. Dio mio. No, Lela. Quella stupida. Come cacchio fai a programmare un coso che arriva lì dove si clippa col vaso? Guardalo! Santo cielo! Io stavo correndo nella convintissima idea che il muro si stesse per schiacciare contro di me. Allora, prendiamo questo. Di qua, Lela. Allora, aspettiamo. Ti direi, vai. No, 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 no. Come prima, Lela. Dai, non l'aveva presa mai. Non mi aveva mai preso. Allora, uno, due. Aggrappati. Eccoci qua. Uff. Queste però sono trappole da bastardi, ti dirò. Aggrappati. No. Ma Dio mio, Lela. Una cosa dovevi fare, aggrapparti a sta cacchio di pendenza. Anzi, sai che ti dico, quasi quasi sto oro fanculo. Lo lascio qui adesso. Ecco qua. Dio mio. Allora, aspettiamo che passa. No, io ragazzi smetto di registrarlo sto cazzo di gioco. È stupido, non funziona, Dio mio. Io lo so che vorreste vedermi finirlo, ma preferisco tenere la mia sanità mentale. Guardala, perché non si aggrappa? È stronza. A sto punto sai cosa? Non mi aggrappo, fanculo. Non mi aggrappo e vado avanti. Perché se due volte su due mi viene da credere che non si aggrappa. Allora. Ecco fatto. Era più semplice di quanto non fosse. Questa però è veloce. Aspettiamo che ritorna. E segui la Lela. Uff. Quello scheletro è coperto di pelle. Ah. Sto gioco mi darà un esaurimento nervoso prima o poi. Una scorta di vitamine per un giorno intero. Non sanguini, sei fatto di ossa, stronzo. Ok. Riproviamoci. E tanto lo so che sarà difficile, quindi block notice, vieni a me. Prepariamoci, vai. 5 6, ah, ah. Questo, 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 questo. Ok, il numero è 5-3. 5-3. Poi 8. Dopo l'8 veniva il 4, che è di qua. Poi dopo il 4 il 6. 6, 2, 7, 9 e 1. Perfetto. Sto metodo totally approvato. Ed eccolo lì il dio sole. Come dovrò combatterlo io, sto signorino?
Bella domanda. Pagana, ti spedirò nelle viscere ghiacciate dell'inferno. Ma perché l'hanno fatto fare a Zap Brannigan? Ma che devo fare io? Non ho idea di cosa io debba fare. È mio, tutto mio. Di concreto. Ok, no, di qua non posso. Con calma, aspetta. Ah, devo semplicemente... Telecamera di merda. Devo semplicemente sopravvivere. Lui continua a buttarmele di sotto le palle di fuoco. Sembra tanto un livello alla Crash Bandicoot questo, eh. Ti dirò. E un po' mi sento in colpa di aver affiancato sto gioco a Crash Bandicoot. Assolutamente. Ritiro qualsiasi cosa io abbia appena accennato di dire. Uno, due. È una cazzata, però. Ehi, dacci un taglio. Porca troia. Prima sono morto. Per cosa? Per una cazzata. Per quella telecamera di merda. Niente cure qua a sto giro. Bene. Quasi quasi me l'andrei anche a prendere la cura, però. Detto sinceramente, anche no, guarda. Ma che palle, eh. Però hai rotto anche un po' il cazzo, eh. Ti pareva. È mio, prendi lo storo. Mio. Sai che quasi quasi vado a prendermi la cura? Oh! Niente, sta andando sempre più veloce. Porca troia. Cerca di non crepare adesso. Sapevo che dovevo andarla a prendere io la cura. Lela, stai zitta. Dio mio, è caduta di sotto nell'esatto momento in cui ho messo il triangolo. Guarda, meno male che sei che è finita. Strano, un dio che viene ferito a morte. Mi hai scoperto. Non sono un vero dio, ma una normale creatura super intelligente e onnisciente. Però hai permesso che quella gente venisse uccisa. Per le loro ossa, naturalmente, che ho usato per creare il mio esercito di scheletri robot. Scheletri robot. Per sai, le ossa? La gente normale costruisce i robot col metallo. Sì, esatto. Sì, il mio metodo è davvero malvagio. Sì, vabbè. Adesso muore. Dio mio, lo sapevo che moriva nella lava sto qua io. Beh, anche lei è morta nella lava. Non c'è che dire. Beh, di nuovo. Ma perché se la sono spassata tanto con sta cazzata della lava che sale? Cioè, si sono proprio divertiti. Sali. Ecco qua. Ci si sono proprio divertiti uno sfracelo. Apriti. Ok. Meno male che è finita, guarda. Meno male. Stavo veramente per esaurirmi. Bene, popolo del sole, siete salvi. Lode a Lela. Lode a Lela. Ehi, Bender, è arrivata Lela. Il malvagio dio del sole se n'è andato. Grazie, donna dall'occhio unico. Hai salvato il pianeta. Stella, veramente? Come vuoi. E adesso la ricompensa.
Materia nera? Un serbatoio di materia oscura. Ok, bellezza. Ora andiamocene da questo postaccio. Ma che tra... Senza vabbè. Offesa, eh? Come volete, ma prima dovete venire al tempio a festeggiare. Il tempio? Sì, il nostro adorato tempio, il centro sacro della vita del sole. Sì, ci piacerebbe tanto restare, ma... Dobbiamo fare una cosa. Sì, certo. Gambe! Ma come fanno a trasportare tutta quella materia oscura? Carine. La materia oscura pesa l'ira di Dio. Cioè, fanno vedere che quando Mordicchio fa la materia oscura non riescono neanche a tenerla così, devono usare i ganci meccanici. E adesso la portano via col carrellino. Magari sul sole pesa di meno, non lo so. Pubblicità della Apple. La testa del professore collegata a un megacomputer. La testa del mio caro professore. Col tuo cervello e la mia cattiveria dominerò presto l'universo! Beh. Non riuscirai a farla franca, mam. Ma se ho trasformato la Terra in una navicella da guerra gigante? Oh no, in tal caso probabilmente riuscirai a farla franca. Che caldo! Oddio, la mia testa! Ah, che male! Ma poi tutto questo per cosa? Ah, per questo? Per distruggere altri pianeti col Sole, con la Terra. Ah, la fine dell'universo. Perché siamo qui, tra l'altro? Questo non è il pianeta di Keith? Così questo sarebbe Bogad. Inquietante, eh? Anche brutto, per questo l'hanno relegato ai confini dell'universo. Non voglio neanche pensare alle orribili creature che potremmo trovare qua giù. Salve! Ehi, Zoidberg, ma cosa ci fai qui? È solo una partecipazione speciale. Che bello vedere i miei amici e il robot. Però, che strana coincidenza. Sì, esatto. Ehi, cos'è quello? Non lo so. Dalle sue dimensioni e dalla sua lingua lunga sembrerebbe un cavallo. Sono qui per una partecipazione spaziale. Deve essere questo il posto. Sì? Chi cacchio è? Salve, tu sei Adoy? Adoy? Non sentivo quel nome da anni. Sì, sono io. Bene, allora, dunque, ci manda il professore? Sì, ricordo il professore. Ovviamente ai tempi in cui ero io il professore. Ma di che stiamo parlando? Andiamo bene. Del professor Hubert Farnsworth. Mai sentito. Cosa posso fare per il mio vecchio discepolo? Ci ha detto che tu avresti potuto aiutarci. Per farla breve, Mam gli ha tagliato la testa e ora vuole assumere il controllo dell'universo. Terribile. Ma non c'è niente che possiamo fare per ora. Comunque avete fatto bene a venire. Questo tipo è fuori di testa, posso ucciderlo? Vi supplico. Questa è la mia ultima invenzione. È una macchina del tempo. Il tunnel del tempo. Potrete viaggiare indietro nel tempo e fermare Mam prima che sia troppo tardi. Meno male. O scommettere sui cavalli che so che vinceranno. Addio, sfigati. Bender. Sono ancora qui. Hai combinato prima un casino. Prima devi caricarlo. Hai capito? Il generatore di corrente è laggiù. Per raggiungerlo bisogna attraversare questo pericoloso sentiero di sabbia mobile. Lo so, non è stata un'ottima idea costruirlo là. Mi dispiace, datemi tregua. Ma la macchina del tempo ha una manovella, non funziona? In un certo senso, girando la manovella per 2 minuti, l'universo andrà indietro di 2 minuti. Quindi ci riporta quando abbiamo cominciato a girare la manovella? Yuppie! No, aspetta, potrebbe servirci a prendere il generatore se uno di noi è abbastanza veloce. Grandioso, un'altra missione pericolosa. Chi era Zoidberg col cavallo? Il dottor Zoidberg. Urrà, sono l'eroe. Urrà, non dobbiamo fare niente. Ovviamente. Ah.
Sapevo che questo giorno quando sarebbe arrivato. Quando inizio a girare la manovella, avrai 2 minuti per andare dove potrò vederti. Altrimenti concluderò che sei stato ucciso e andrò indietro nel tempo. Ucciso, eh? Anche se non sono un dottore, sembrerebbe doloroso. Lo è, fidati. Buona fortuna, mostro esca. Ma lo devo già fare? Non mi hanno fatto salvare stavolta? Ah no, ecco, infatti. Minchia, abbiamo perso quasi 40 di oro. Com'è possibile? Però abbiamo trovato tutti i mordicchi, quindi... Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!